Il weekend appena trascorso ha visto i carabinieri del comando di Salerno impegnati in diverse operazioni. A Bellizzi, per due donne del luogo, indagate per molteplici furti all'interno di supermercati, è stata applicata l'ordinanza di misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Bellizzi, da parte dei carabinieri della stazione di Nocera Superiore e di Castel San Giorgio. Secondo l'ipotesi accusatoria, le due donne, tra luglio e agosto 2023, avrebbero sottratto il portafoglio a diverse avventrici di noti supermercati di Nocera Inferiore e Castel San Giorgio, mentre erano impegnate a fare la spesa. A Pagani, invece, un 31enne di Sarno è stato indagato per atti persecutori nei riguardi dell'ex compagna. Nei suoi confronti, i carabinieri della locale tenenza hanno eseguito la misura cautelare di divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore. Sempre a Pagani, i carabinieri della locale tenenza, insieme a quelli di Amalfi, hanno arrestato in flagranza di reato un 53enne del posto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso dei controlli, l'uomo è stato trovato in possesso di circa 97,5 grammi di hashish e nella sua abitazione è stato rinvenuto un bilancino di precisione perfettamente funzionante. L'uomo è stato portato presso la casa circondariale di Salerno in attesa dell'udienza di convalida. Un altro uomo di Nocera Superiore è stato arrestato dai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore per detenzione e spaccio di droga e condotto nel carcere di Salerno. L'uomo è stato sorpreso nell'atto di vendere una dose di cocaina e in possesso di altre 13 dosi, dal peso complessivo di 2,7 grammi. Il 36enne, inoltre, è stato accusato di resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso degli stessi controlli, un altro ragazzo di 34 anni di Nocera Inferiore è stato segnalato alla prefettura di Salerno in quanto assuntore di sostanze stupefacenti.